Parigi, campione d'Europa, non è calcio, non è basket, ma è pur sempre un trofeo continentale che i parigini hanno strappato alla agguerrita concorrenza dei colleghi di altre 13 città, compresa Firenze. Si tratta del campionato dei tranvieri, disputato a squadre di due. L'Ungheria, paese ospite, presentava ben tre squadre: Romania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Spagna, Austria e Olanda, una squadra a testa, mentre la Germania aveva ben quattro team. D'altra parte, la prima edizione si tenne proprio in Germania lo scorso anno per celebrare i 140 anni dei tram di Dresda, che poi nemmeno i veicoli usati in queste prove sono tanto nuovi, risalgono agli anni 70-80. Très ancien comme matériel. Il materiale è molto vecchio e quindi il controller di manovra è molto diverso dai nostri. Quello che usiamo noi oggi va avanti e indietro, mentre questa è una manivella che effettua una rotazione, è materiale duro e anche la frenata è diversa. Donc c'est du matériel assez dur. Le freinage est différent. Un po' difficile perché rispetto ai nuovi le partenze sono diverse, perché non riesce a gestirla bene la partenza, perché hanno più scatto rispetto ai moderni. I moderni più li gestisci come partenze. Più concorso che gara, il campionato si è svolto a prove di abilità e precisione. Naturalmente ci saremmo chiesti come questi bestioni da 40 tonnellate potessero sorpassarsi nelle strade di Budapest. Il campionato dei tranvieri ha badato più agli aspetti della sicurezza e dell'abilità che alla velocità. Magyar Attila, Euronews, Budapest.